È sempre un gusto per Electric Motor News conoscere delle persone che hanno fatto dei record e delle prestazioni del tutto interessanti con veicoli ecologici. Siamo qui in Svizzera con il signor Remo Estermann, che ha fatto un record del tutto particolare. Da Güschenen, che è un paese in Canton Uri, nella Svizzera, fino a Genova, in Italia. E noi lo presentiamo e ci facciamo raccontare di questo record. Guten Morgen. Guten Tag. Dein Rekord. Also wir sind von wollten beweisen, dass elektrische Mobilität eigentlich schon sehr leistungsfähig ist, und darum haben wir eine Fahrt gewählt, weil Güschenen gehört zur Bergregion der Schweiz und das Mittelmeer ist etwas für uns, das sehr weit weg ist. Und wir wollten mit dem beweisen, dass man das auch mit rein elektrisch ohne Öl oder Benzin schaffen kann und somit die Leistungsfähigkeit moderner Akkumulatorentechnologie unter Beweis stellen. Ecco, praticamente Remo ha detto che hanno scelto questa tratta per dimostrare l'efficienza raggiunta dai veicoli elettrici con le moderne tecnologie di accumulatori, e hanno scelto praticamente di partire da Güschenen, che si trova nella regione alpina della Svizzera tedesca, e scendere fino a Genova, che è praticamente per noi una porta sul mare Mediterraneo, perché questo dà proprio un'immagine anche della distanza per gli svizzeri, soprattutto andare verso l'Italia e verso il mare Mediterraneo. Diese Citroën Saxo, das ist nicht originell. Nein, das ist nicht original, weil die Akkumulatorentechnologie hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark sich entwickelt, verbessert. Die Preise fallen, die Leistungsfähigkeit wird stärker, das Batteriemanagementsystem ist auch sicherer geworden, und sogar mit dem modernen Batteriemanagement kann man sagen, ist sicherer als 3 Liter Benzin im Tank, und da sind wir dann in diesem Bereich preislich, werden jetzt große Auflagen gefahren, und somit werden die Preise in Zukunft sinken, und so ein Akkumulator hat eine Lebenszeit heute von über 200.000 Kilometer, was man rechnet. Ecco, praticamente Remo ha confermato che la macchina non è originale, tutta la meccanica è originale, si è invece lavorato molto su quello che sono le batterie e gli accumulatori. Negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo enorme della tecnologia, oggi esistono accumulatori molto affidabili con dei prezzi che scendono sempre, quindi diventano abbordabili per tutti, e con un moderno accumulatore come quello che è stato installato su quest'auto si può percorrere tranquillamente più di 200.000 km. Ah ja, ich denke schon. Ich denke, dass wir nächstes Jahr vielleicht 350 oder mal die 400 Kilometer Marke durchbrechen können. Und mehr braucht es eigentlich nicht, um das Elektroauto sinnvoll einzusetzen. Praticamente Remo ha detto che per conto suo entro la fine dell'anno prossimo dovrebbero riuscire a battere il record, arrivare a 350-400 km, cosa che rende il veicolo elettrico assolutamente vantaggioso per un utilizzo in tutti i giorni. Danke schön. Bitte schön.